per intendere bene e chiaramente tutti gli scritti di scienze occulte, di magia, eccetera, bisogna intendere ciò che è base della teoria e della pratica della magia. In magia, il concetto dell'universo è la sintesi dell'esistente. Il gran tutto ha analogia completa nelle parti. La corrente vitale è unica. Il processo evolutivo ed involutivo dell'azione della vita universale è costante. Questa forza o corrente vitale si trasforma nel medio che nutrisce ed anima ed acquista forma novella. L'aria respirabile è per tutti gli uomini della Terra ciò che la luce solare è per tutti i pianeti del nostro sistema. Analogicamente, i pianeti del nostro sistema sono cellule dell'universo, tal quale come le cellule organiche rispetto ad un corpo organico organizzato. Ma vediamo questo schema. La luce solare è identica per tutti e si trasforma in aria sulla Terra, in vita saturniana su Saturno, in vita di Giove su Giove, in vita di Marte su Marte, in vita di Venere su Venere e in vita di Mercurio su Mercurio. Scrive Papius: tutto è analogo, la legge che regge i mondi regge la vita dell'insetto. Studiare la maniera con la quale le cellule si raggruppano per formare un organo è studiare il modo col quale i regni della natura si raggruppano per formare la terra, organo del nostro mondo. È la maniera di studiare come si uniscono gli uomini per formare una famiglia, che è organo dell'umanità. Studiare la formazione di un apparecchio a mezzo degli organi vale apprendere la formazione di un mondo dai pianeti e di una nazione dalle famiglie. Infine, imparare la costituzione dell'universo dai mondi e dell'umanità dalle nazioni. Tutto è analogo. Conoscere il segreto della cellula è conoscere il segreto di Dio. L'assoluto è per tutto, tutto è nel tutto. Da tutto ciò che precede si vede che la definizione della vita, che sembra facile a primo sguardo, è ben più generale che non si pensi generalmente. Per gli uomini, la vita è la forza trasportata dai globuli sanguigni e che viene a rigenerare gli organi. Ma questa, nel fatto, è la vita umana, non è la vita. Nel fatto, questa forza non è che una modificazione dell'aria che racchiude la vita di tutti gli esseri della Terra. Se si vuole, come la maggior parte degli scienziati contemporanei, vedere l'origine della vita nell'atmosfera terrestre, si può anche fermarsi là. Ma l'atmosfera terrestre, tutto come il sangue umano, tira i suoi principi vivificanti dal più alto, cioè dal sole stesso. Così noi possiamo rimontare all'infinito, ma come le nostre conoscenze scientifiche generali si arrestano al nostro mondo, non andiamo più lontano e constatando che la forza del sangue viene dall'aria, la forza dell'aria dalla terra e la forza della terra dal sole, diciamo che la vita è la forza solare trasformata.
da quanto è innanzi è chiara la concezione analogica di tutto ciò che è trasformazione nella vita universale. Guardiamo ora l'uomo che ci interessa in particolar modo. Per gli uni l'uomo è materia, per gli altri, i teologi, è materia e spirito. Per la scienza dei magi, l'uomo è il riflesso della vita universale e quindi è trino nella sua formazione, ovvero corpo, mediatore plastico o corpo astrale ed anima. Il corpo astrale è chiamato anche perispirito, come vedremo discorrendo della scuola spiritica. Elifa Levi, o Eliphas Levi all'italiana, dà questa definizione dell'uomo. L'uomo è un essere intelligente e corporeo, fatto ad immagine di Dio e del mondo, uno in essenza, triplice nella sostanza, immortale e mortale. Beh, in lui un'anima spirituale, un corpo materiale ed un mediatore plastico. Il corpo astrale può allontanarsi coscientemente dal corpo fisico, come negli adepti o perfetti iniziati, i maghi, oppure inconscientemente e quindi subendo le influenze accidentali e azzardose del momento, spiriti vaganti, come in un qualunque medium. Quando il corpo fisico si rompe, si spezza o si frantuma, il corpo astrale prende il volo e si muore. Se un uomo impone il suo al corpo astrale di un altro, lo magnetizza. Volendo io porre le basi di ciò che insegna l'occultismo per la chiara intelligenza di tutto ciò che andrò scegliendo e pubblicando, non entro nell'esame analitico degli elementi formanti l'uomo e nella formazione del corpo astrale. I teosofi buddhisti riducono la costituzione settenaria dell'universo in rapporto dell'uomo microcosmo all'universo macrocosmo come il seguente schema. Come vedete, abbiamo con l'uomo il corpo, rupa, il principio della vita animale, ivatma, il corpo astrale, linga sarira, l'anima animale o volontà, ovvero l'io, kamarupa, l'anima umana o intelletto, manas, l'anima spirituale, buddhi, e lo spirito divino, atma. Da parte dell'universo troviamo terra o materia, prakriti, spirito vivificante, purush, atmosfera astrale o cosmica, akasha, volontà cosmica, vash, luce astrale o illusione universale, yasna, intelletto universale, narayana, spirito latente, svayamba. Con questo vi saluto e a presto con il prossimo capitolo.